Cari amici di Padre Pio TV, bentornati dalla vostra Renata Cantamessa che vi aspetta per aprire insieme una nuova puntata in edizione speciale di Santi Comuni, il nostro viaggio nell'Italia dei santi e dei talenti, quei grandi talenti che vi sono rimasti nel cuore e che ci avete chiesto di rivivere. E allora vogliamo accontentarvi e partiamo innanzitutto levando gli occhi al cielo, così come ci siamo abituati a fare, grazie alla complicità del bravissimo Enzo Antinoro e della sua rubrica Opere Divine, che oggi riviviamo insieme spostandoci in Piemonte. Ritorniamo nella provincia grande, alla provincia di Cuneo, e nel piccolo e atmosferico santuario della Madonnina di Lagnasco. Santi Comuni vi ha ormai abituato a delle piccole ed emozionanti rubriche che sappiamo dai vostri commenti aver ottenuto un grande riscontro, soprattutto in un momento di minor possibilità di spostarsi come quello attuale, la nostra cartolina. Allora vi rimandiamo quella della Diocesi di Saluzzo. Cari amici di Padre Pio TV, voi siete un pubblico oltre che numerosissimo, molto attento a cogliere il valore delle storie di testimonianza che vi abbiamo presentato nelle prime puntate di Santi Comuni. E allora vogliamo riviverne una in modo particolare che ci avete segnalato, quella di una donna religiosa, di Suor Elvira, o meglio Madre Elvira, dalla cui fede incrollabile oggi è stata creata una comunità che è modello e diciamo è format in tutto il mondo. Il Cenacolo, direttamente da Saluzzo, in provincia di Cuneo, nuovamente in Piemonte. Vogliamo rivivere la sua storia, che sta permettendo a ragazzi fragili di tutte le località d'Italia e appunto del mondo di ripartire e di ricominciare. Abbiamo iniziato con l'ardore, la forza e la bellezza dell'amore. Intorno agli anni 70, Suor Elvira, che era già religiosa, nelle suore della carità di Santa Giovanna Antida Touré, ha cominciato a percepire lo sbandamento dei giovani. Ci ha raccontato molte volte che vedendoli persi, smarriti, senza figure di riferimento, e soprattutto nella preghiera dinanzi all'Eucarestia, è come se percepiva il loro dolore, il loro grido di disperazione. E ha cominciato a sentire nel cuore il desiderio, la spinta a dedicarsi a loro. Camminando nella sua congregazione ha poi maturato questa chiamata nella chiamata e dopo anni di attesa, paziente, anche struggente, ma che le ha rivelato che quella non era solo la volontà di Elvira, ma era la volontà di Dio, finalmente nel luglio dell'83 ha ricevuto il permesso per salire sulla collina di Saluzzo, dove una casa abbandonata, fatiscente,
che il Comune ha messo a disposizione di questa realtà che nasceva ha dato inizio alla storia della comunità Cenacolo. Era il 16 luglio 1983. Suor Elvira ci ha raccontato tante volte che quando ha visto la casa ha visto già l'oggi, l'ha già vista ricostruita, piena di giovani, piena di vite. Suor Elvira era convinta all'inizio che l'opera fosse quella, una casa abbastanza grande dove le persone venivano, bussavano, chiedevano aiuto ed era convinta tanti vengono e tanti vanno, si fa posto ai ragazzi nuovi. In realtà i calcoli di Dio sono sempre, grazie a Dio, ben più grandi dei nostri. Una casa non bastava e sono nate altre qui vicino, qui intorno a Saluzzo, le prime comunità in Italia. E poi sono arrivati dall'estero a chiedere aiuto, abbiamo aperto case in tante altre terre d'Europa e la comunità così si è sviluppata, diciamo, nascendo da Saluzzo. La ricetta di amore di Suor Elvira, con il suo coraggio, la sua forza e la sua determinazione, ha davvero creato un made in Italy della carità, un made in Piemonte, un made in Saluzzo che parla tutto il mondo. Ma ritorniamo alla casa, alla comunità al Cenacolo, dove Suor Elvira vive, ha 83 anni e pur nella fragilità della condizione fisica è ancora un faro per tutti. Sì, Suor Elvira negli ultimi anni della sua vita è una donna consumata dall'amore che ha donato a tanti senza riserve. È una donna che è andata non ai 1000, ai 10.000 all'ora. Non si è risparmiata, si è donata tutta a tutti, ai ragazzi accolti, ai genitori disperati, agli amici che incontrando quest'opera sono rimasti toccati vedendo un miracolo di Dio e quindi dentro di loro l'incontro con la comunità è divenuto la certezza che Dio è vivo, è presente. E lei non si è risparmiata. Negli ultimi anni è una nonna fragile, molto amata da tutti noi. Però dentro di me c'era questo coraggio, questa capacità di rischiare, di vedere al di là, di credere contro ogni fallimento. L'Italia dei Santi e dei Talenti è per noi di Santi Comuni l'esperienza del grande patrimonio di eventi e feste patronali che il Covid-19 ci ha parzialmente rubato, ma non del tutto. Ed ecco perché vogliamo essere vicini a questi grandi momenti di territorio, come Frutti in Fiore, la Kermesse di Lagnasco, in Piemonte, che celebra la nuova annata ortofrutticola e ci aspetta nel 2021. Quest'anno abbiamo dovuto rimandare per cause di forza maggiore e quindi rimandiamo al prossimo anno, il 9, 10 e l'11 di aprile del 2021. Frutti in Fiore è una mostra mercato legata soprattutto all'ortofrutticoltura che celebra la frutta quando questa è in fiore, raccoglie sia dagli operatori alle famiglie che possono partecipare con i propri bambini e tutto, perché a Frutti in Fiore va dal mercatino all'area tecnologica agli show cooking e poi anche alle fattorie didattiche che coinvolgono proprio tutta la parte della popolazione. Nelle ultime manifestazioni abbiamo avuto più di 40.000 visitatori che vengono da tutta parte d'Italia e questo ci fa molto piacere, perché per un piccolo paesino come il nostro avere tutta questa folla è molto gratificante. E dai lagnaschesi impariamo che anche quando si è piccoli si può sempre sognare in grande. Il nostro viaggio nell'Italia dei Santi e dei Talenti vuole dare attenzione a quelle grandi storie imprenditoriali che in qualche modo non solo permettono la crescita di un territorio, ma a volte lo salvano. Questo è sicuramente uno dei leitmotiv della cooperazione, non lasciare nessuno indietro. E così abbiamo raccolto le testimonianze imprenditoriali proprio nella provincia Granda. Ritorniamo quindi a Saluzzo per rivivere ciò che dal piccolo diventa grande. E quindi andiamo nel sottobosco, nella famiglia dei piccoli frutti, che da oggi, da qualche anno, grazie proprio a una ricetta di cooperazione, sono uno in più. E regustiamoci la storia, la biografia, sicuramente agroalimentare, di Energy, il nuovo frutto di bosco,
comodo, buono, ma che soprattutto ha ridato energia all'economia ortofrutticola di un territorio tra i primi in Italia. Sì, abbiamo introdotto 7 anni fa presso i nostri produttori e presso il territorio un prodotto che si chiama Nergy e un baby kiwi della famiglia Cnidaria arguta e un grosso come una noce, un'oliva scolana verde, si mangia tale quale, poi si porta dietro il nome kiwi perché lontanamente è imparentato col kiwi, ma è realmente un piccolo frutto. Invece il nostro sforzo è stato quello di introdurre proprio una novità, un'innovazione vera all'interno del paniere dei prodotti ortofrutticoli. Nergy oltretutto si esprime al massimo soprattutto per le sue qualità nutraceutiche, per le sue qualità per il carico di vitamine che ha, per la dolcezza che ha, per il fatto che comunque è un prodotto di servizio, si può mangiare comodamente come snack, piace ai bambini, quindi copre quelli che sono tutta una serie di punti che noi oggi per noi oggi sono prioritari nel pensare che cosa produrre, che cosa dare da mangiare ai nostri clienti. Una bella metamorfosi, sicuramente non facile da innestare nell'ambito produttivo. Nergy ci ricorda la parola energia, quindi una grande energia che arriva al consumatore, come diceva Davide, è comodo, pronto da mangiare, si mangia con la buccia, sembra un piccolo kiwi, in realtà è un piccolo frutto ed è grande il lavoro che c'è dietro, soprattutto in campagna. Allora andiamo ad ascoltarlo dalle parole di un giovane tecnico proprio dello staff di Ortofrutti Italia. Fare così lo spazio dedicato a Gioele, che è il giovane coordinatore tecnico all'interno della cooperativa. Chiamare ogni frutto per nome, tanta è la cura, la dedizione, ed effettivamente nel caso di Nergy è un po' così. La stessa attenzione va data ai produttori che vanno seguiti, un frutto nuovo, un frutto non facile, un frutto che richiede tantissima manualità e soprattutto un frutto che richiede un day by day di studio, proprio perché è una cultura nuova per il territorio e apre a una nuova frontiera di tradizione. La difficoltà, se vogliamo chiamarla così, sta nell'appunto cercare di ottenere i migliori risultati avendo una cultura di nuova introduzione. Per questo ci siamo noi tecnici, che siamo a supporto delle aziende agricole, per cercare di seguirli e capire insieme a loro come poter arrivare ad ottenere Nergy, che è un frutto comunque difficile da coltivare perché la coltivazione del Nergy sta nella manualità dell'agricoltore, ma proprio il concetto sta nel cercare di avere un equilibrio all'interno nel frutteto in modo tale da renderlo resistente da eventuali malattie fungine o parassiti, per ottenere frutti ad elevata qualità e a residuo praticamente zero. Nergy appunto è molto simile nella gestione tecnica ad un piccolo frutto, essendo parte di loro. Quindi diventa a tutti gli effetti un frutto sicuro e salubre per tutte le categorie di consumatori. Non c'è talento senza capacità di sognare. Con questo messaggio di vita, noi di Santi Comuni vogliamo riproporvi la giovane biografia della tennista internazionale Camilla Rosatello, per trarre il vigore, la costanza, la disponibilità al sacrificio di una giovane sportiva italiana. Cari amici di Padre Pio TV, come si vede ho appena terminato di giocare a tennis con una campionessa internazionale, Camilla Rosatello. Ciao Camilla. Ciao a tutti. Ecco, questi non sono campi ma terreni dove si coltivano i sogni. Sì, esatto, il mio sogno è nato tanti anni fa quando avevo 4 anni, grazie a mio fratello che ha iniziato lui a giocare a tennis, anzi, premettiamo, ha iniziato a giocare il papà.
Poi il fratello l'ha seguito, però io ho seguito le orme di mio fratello e a 4 anni ho assolutamente voluto iniziare a giocare a tennis. E di lì è iniziato tutto il mio sogno. Ho già iniziato a fare tornei da piccolina, quindi da under 8, e mi è subito piaciuto, ero bravina, quindi ho deciso di continuare. Ho fatto tutta la carriera junior, quindi under 12, under 14, la carriera under 18, che è stato un po' il salto della mia carriera, perché ho giocato tutti gli slam in tabellone tranne Wimbledon. Ed è stata un'esperienza bellissima. E poi di lì il passaggio è stato molto difficile, dallo junior ai pro. Però sono molto contenta e il mio anno migliore è stato sia il 2017 che il 2018, perché sono riuscita a partecipare alle quali di New York. E l'anno dopo sono riuscita a giocare in tabellone a Roma, gli internazionali di Roma. È stata un'esperienza unica. Ecco, ma i sogni non si fermano, anche perché qui siamo nella tua casa praticamente. Sì. Ci vuoi raccontare qualcosa dell'esperienza in questa struttura che vivi tutti i giorni? Ma allora, è nato tutto da un foglio di carta, perché avevo un po' di problemi negli allenamenti, perché dovevo sempre spostarmi, insomma, nei paesi limitrofi. Però poi una sera abbiamo fatto una cena e mi ha detto: dai, facciamo un tennis. È partito da due campi e, se si può dire, uno sgabbiotto con degli spogliatoi, e poi più andavamo avanti con le cene più si ingrandiva il tutto, e poi è uscita questa struttura che per me è magnifica ed è la mia casa. Devo ringraziare assolutamente mio papà, che mi ha dato l'opportunità di avere una casa dove potermi allenare. Il Tennis Stadium di Lagnasco. Sì, sì. Cari amici di Padre Pio TV, esattamente come la nostra TV scandisce tantissimi momenti delle vostre giornate in Italia, in Europa e in tutto il mondo, è bene che ci siano anche i consigli degli amici che noi chiamiamo gli esperti, che hanno avuto modo di essere con noi attraverso dei videomessaggi e di percorrere all'interno dei santi comuni quel cammino di educazione alimentare che sta alla base delle sane abitudini e soprattutto di uno stile di vita che sia positivo in senso buono. E allora vogliamo rivivere insieme a voi il messaggio di Serafina Petrocca, una grande nutrizionista italiana, nonché autrice di grandi libri, che ci dà dei consigli a proposito dei piccoli frutti e del loro grandissimo apporto benefico nella vita di tutti i giorni. I piccoli frutti come mirtilli, lamponi, ribes contengono molti antiossidanti e poche calorie. Ma un dato poco noto è che i piccoli frutti contengono pochissimo fruttosio, uno zucchero che, se assunto in grandi quantità, può affaticare un po' il fegato. Per questo motivo i piccoli frutti si prestano per la preparazione di centrifugati piuttosto che frullati, con i quali potremmo diversamente assorbire tantissimo fruttosio. Un'altra qualità dei piccoli frutti è questa, e cioè quella che migliorano l'assorbimento del ferro, soprattutto in questo periodo che magari siamo un pochettino più affaticati, più spossati. Il fatto di aggiungere magari una coppetta di macedonia a fine pasto, preparata magari con mori, mirtilli e soprattutto ribes, poi condita con del succo di limone, si risulta efficacissima per migliorare l'assorbimento e la biodisponibilità del ferro che si trovano nei piatti. La tavola è rimasto uno dei momenti di unione e di vicinanza più bello. Per questo noi di Santi Comuni la celebriamo, lasciandoci apparecchiare dai prodotti del territorio di cui siamo ospiti. Interpretati dalle fantasie e dalla voglia di futuro di giovani imprenditrici intraprendenti e appassionate, come Celeste Capello. Il piatto del presente e del futuro. Parliamo sempre della bionda, la nostra gallina bionda di Villanova d'Assi. Celeste, questa è la tua ricetta ufficiale, presentacela. Allora, oggi vi proponiamo il pollo alla cacciatora, che sarebbe appunto una gallinella che piace sempre a tutti, a grandi e piccini, ha ottimi valori nutrizionali ed è anche molto facile da preparare.
Allora, per farlo ci serve una buona gallinella, dopodiché facciamo soffriggere con dell'olio e del burro l'aglio, il rosmarino e l'alloro. Una volta soffritti mettiamo il pollo, la gallinella già tagliata a pezzi e facciamo soffriggere anche quella. Dopodiché uniamo una cipolla e dei pomodori cuori di bue freschi e aggiustiamo di sale e di pepe e facciamo cuocere per un'ora e mezza. Dopodiché il piatto è pronto per essere accompagnato da del buon pane per farci un'ottima scarpetta. Cari amici di Padre Pio TV, esattamente come piace a voi, è bello andare nei luoghi dei santi italiani, dei grandi santuari, ma anche dei piccoli santuari, delle cappelle, delle chiese minori, per riscoprire gli stessi ingredienti che hanno cibato, che hanno nutrito il corpo e l'anima proprio dei beati, dei santi del nostro Made in Italy. E allora è bene equipaggiarci con la conoscenza dei territori in cui andremo in visita da pellegrini. Ed è per questo che vogliamo riaccompagnarvi a Villanova d'Asti, in Piemonte, per entrare in una grande casa voluta proprio dalla diocesi di Asti, la Casa del Pellegrino, un luogo di riferimento per tutto l'associazionismo locale, ma soprattutto un grande porto per i pellegrini che arrivano da tutto il mondo per rivivere la spiritualità dei luoghi legati a Don Bosco e ai santi sociali piemontesi. Quindi torniamo anche noi a Villanova d'Asti ed entriamo in questa grande casa destinata a tutti i turisti dell'Italia dei Santi e dei Talenti. Casa Pellegrino nasce da un sogno, come hai detto tu, nasce da un sogno di una coppia di queste terre dei santi sociali. Siamo a due passi da Colle Don Bosco, in queste zone è vissuto ed è passato proprio di qui, San Giovanni Bosco, per il santuario della Madonnina. Questa coppia ha fatto dell'accoglienza un motivo di vita. Al termine della loro esistenza hanno lasciato un lascito per far nascere questa struttura. Ecco, parlavamo proprio di un'accoglienza a 5 stelle, ma io direi anche un'accoglienza con stile familiare. Qui c'è posto per tutte le dimensioni, partiamo dalla famiglia al grande gruppo di pellegrini, quindi i cosiddetti pullman che viaggiano, attraversano l'Italia o si muovono anche solo qui nel raggio della provincia di Asti. E c'è posto per tutti, dai pellegrini a quelli che hanno le quattro zampe appresso. Infatti abbiamo qui il nostro Merlino che ci accompagna, questo per dire che il messaggio è quello assoluto di umanità che proprio i benefattori da cui è partito tutto volevano creare. Ma una cosa molto importante è la tecnologia e soprattutto lo stile funzionale che questa struttura vanta. Una grande palestra molto attrezzata e ad oggi possiamo dire sicura al 100%, che è a disposizione di tutte le realtà sociali o private che ne vogliano fare uso, e poi un bellissimo teatro che nuovamente è a disposizione delle strutture che possono averne necessità. Assolutamente sì, hai citato i due fiori all'occhiello della casa, il teatro è una struttura da circa 300 posti, abbiamo ospitato anche serate importanti, proprio perché l'accoglienza parte anche sul territorio e accogliendo le compagnie teatrali amatoriali del territorio, noi pensiamo di raccogliere anche quel mandato che abbiamo avuto, di accogliere e accogliere tutti. La palestra è enorme, è una palestra forse la più grossa dell'Astigiano, ci piacerebbe crescere, allargare le nostre competenze anche al Chierese, qui siamo proprio ai margini della provincia di Asti col confine con Torino, siamo a 1 chilometro dal casello di Villanova, dunque è comodo a tutto. E dopo aver riscoperto la ricchezza del contenitore televisivo chiamato Santi Comuni, vi invitiamo a segnalarci le storie di santi, di devozioni popolari e di tutto quello che in qualche modo rivela
il talento dei vostri territori segnalandole ai riferimenti che ci darà il nostro Marco Dottore. Quindi io vi aspetto la prossima settimana per un nuovo viaggio in giro per il nostro amatissimo Stivale, sempre con Santi Comuni. Ciao dalla vostra Renata Cantamessa. Care diocesi italiane e cari sindaci di tutta Italia, sicuramente ci sono curiosità e piccole storie ancora nella penna legate ai vostri santi patroni e ai vostri comuni che meritano di essere raccontate da voi con noi. E allora contattateci per scrivere insieme un nuovo viaggio nell'Italia dei santi e dei talenti.